È stato presentato al Teatro Comunale Fusco quasi per caso, il nuovo romanzo dello scrittore e magistrato tarantino Giancarlo De Cataldo, edito dalla Mondadori. Ambientato nel Risorgimento, il libro racconta la storia dei due protagonisti, Emiliano e Naide, che si troveranno a dover indagare su un omicidio per trovare la verità e far ritorno a Torino. All'incontro era presente l'assessore alla cultura Fabiano Marti, che nel suo intervento ha ricordato la candidatura di Taranto a Capitale della Cultura 2021, sottolineando l'importanza di avere delle personalità di spessore come Giancarlo De Cataldo a sostegno della città. Un periodo nel quale è nata l'Italia, si è fatta l'Unità d'Italia, si sono messe in campo tante idealità, tante speranze, anche tante utopie. L'Italia che si è fatta allora è la madre dell'Italia di oggi, quindi quelli erano i nostri genitori. E noi nel bene e nel male siamo legati, li dobbiamo studiare, capire e quando sbagliano dobbiamo correggere i loro errori. Uno molto interessante mi sembra questo delle sardine che si ritrovano tra loro fisicamente, cioè non soltanto in modo virtuale con internet o con i social. Per esempio recuperare una forma di comunicazione umana, uno stare insieme, quindi uno sprigionare energie per esprimere solidarietà mi sembra già un buon valore per cominciare. E poi ragazzi bisogna lottare per il pianeta, è lì che sta tutto. Stiamo lavorando tutti i giorni, stiamo lavorando al comitato promotore, comitato scientifico, stiamo lavorando al dossier, a tutto, stiamo lavorando tutti i giorni perché ci crediamo, perché intanto insomma, è una bella occasione per fare squadra, per fare sistema, per unire le forze, per far vedere, per dimostrare intanto a noi stessi che siamo capaci, che possiamo fare squadra, che possiamo unirci e quindi insomma su questo nei prossimi giorni chiameremo a raccolta ancora più di quanto già fino adesso non abbiamo fatto tutte le forze locali. Dobbiamo cercare di dimostrare che Taranto è pronta, perché questa è una grande occasione per far capire a tutti, per capirlo noi per primi, perché dobbiamo capire prima noi tarantini, per far capire anche al di fuori di Taranto che Taranto non è soltanto quella che viene raccontata troppo spesso. Taranto è altro, Taranto ha delle strade alternative, con l'ecosistema Taranto l'abbiamo già accennato, abbiamo già cominciato a tracciare una linea e proprio su questo percorso si inserisce alla perfezione la candidatura. Ovviamente sarà difficile, non sarà una cosa facile, ma sicuramente lotteremo perché vogliamo vincere, vogliamo perlomeno partecipare in maniera dignitosa, ma sappiamo che su questo siamo bravi e lo sappiamo fare.